E questa sera intervisterà Giorgia Meloni per la presentazione del libro Io sono Giorgia, e ovviamente un ringraziamento e un applauso caloroso a Giorgia Meloni che è presente questa sera. Non dico altro, direttore, a te la parola. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Giorgia Meloni. Io ho letto in questi giorni il suo libro e posso rivelare che le ho mandato un messaggio sincero. Il libro è molto bello, le faccio complimenti anche da giornalista perché è scritto benissimo, l'ha scritto lei, non se l'ha fatto scrivere da un giornalista, quindi ha anche una qualità narrativa notevole. Il libro ha un titolo particolare, Io sono Giorgia, che nasce da una frase che l'onorevole Meloni pronunciò il 19 ottobre del 2019 al termine di un discorso in San Giovanni, a Roma, in piazza San Giovanni. Disse, concluse il discorso dicendo: io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Questa frase è diventata un po' un manifesto, anche se non sbaglio, a difesa di un'identità. Piove ma noi andiamo avanti lo stesso. Il libro si snoda raccontando le varie definizioni che Giorgia Meloni dà di se stesso. È un racconto anche molto intimo, credo sofferto, perché racconta delle cose della sua famiglia dolorose. E per questo a me è piaciuto moltissimo, si è proprio messa così in trasparenza per quello che è. Io vorrei partire proprio da questo, cioè questa scelta di raccontare se stessa, anche la propria vita privata. Perché è stata fatta? Lo dico perché qualcuno critica ovviamente dicendo nell'epoca dei social tutti si mettono in piazza, ha voluto fare la stessa cosa. Invece io credo che ci sia un motivo particolare, far capire perché sia così. Grazie per la domanda, direttore, grazie per essere qui. Facciamo ancora un applauso al direttore Brambilla che ci ha fatto questo regalo. Ovviamente buonasera a tutti, grazie per questa bella partecipazione, speriamo che il tempo tenga. Dunque, io ho scelto, ovviamente grazie a tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia, grazie all'onorevole Bignami, insomma a tutti quelli che hanno organizzato, ragazzi di Azione Universitaria, grazie a tutti. Allora, io ho scelto di scrivere questo libro, direttore, perché troppe volte mi sono resa conto che la Giorgia Meloni della quale io sento parlare non sono io. Che il partito del quale sento parlare non è il mio, che i dirigenti dei quali sento parlare non sono quelli con i quali io mi confronto ogni giorno, e volevo offrire uno strumento a tutti per giudicare. Dice, nell'epoca dei social i politici si mettono in piazza, a me pare che in quest'epoca i politici tendano sempre a vendersi per qualcosa che non sono. E invece io penso che noi dobbiamo valutare i politici intanto non come una categoria, no, noi diciamo i politici, tanto sono tutti ladri, tanto sono tutti uguali, falso. I politici sono lo specchio della società che rappresentano, ce ne sono di ottimi, di pessimi, c'è gente brava, gente cattiva, c'è chi fa bene il proprio lavoro, chi non lo fa. Il punto è se noi sappiamo scegliere, e per scegliere dobbiamo sapere di che cosa e di chi stiamo parlando. Su di noi il mainstream ha sempre inventato le peggiori cose. Credo che si siano anche innervositi molto per il fatto che abbiamo offerto uno strumento così diretto, se la sono un po' presa, no? Di non poter più filtrare il messaggio. Però siccome io, diciamo anche rispetto appunto al racconto, agli insulti che mi becco ogni giorno, a un certo punto a 44 anni mi sono guardata indietro e mi sono detta che non c'è niente di cui debba vergognarmi. Si può condividere quello in cui credo, si può condividere quello che faccio, si può non farlo, si può detestarmi o posso essere ben voluta, ma non c'è niente di cui mi debba vergognare. Voglio uno strumento che consenta alle persone che magari mi vogliono sostenere di sapere esattamente chi stanno sostenendo, cioè una persona con i suoi limiti, con le sue debolezze, con i suoi elementi di forza, con chiaramente le cose, le paure che abbiamo tutti quanti. E vorrei anche uno strumento che consentisse a chi mi detesta una volta tanto di criticarmi almeno per quello che faccio io, perché troppe volte ho sentito
ho visto la mistificazione fatta sulle cose che facevamo e sulle cose che pensavamo, no? Cioè di me si dice una serie di cose che io non ho mai detto in vita mia, ok? Allora prima ti mistificano e poi ti accusano per la mistificazione che loro hanno creato. Chiederei anche agli avversari se di grazia nel merito possono criticare il nostro lavoro, le nostre idee o quello che stiamo facendo. Quindi volevo fare questo racconto anche, e ho raccontato alcuni passaggi della mia vita personale, in realtà per dire che io sono una persona molto meno ideologica di quanto si riterrebbe o di quanto si ritenga. Cioè, come per tutti, la mia vita e quello che è accaduto nella mia particolare esistenza mi ha aiutato a prendere delle decisioni. Io sono una persona che non ha mai smesso di farsi delle domande, per questo non sono ideologica, perché se una cosa per me non torna non mi puoi convincere, che è un problema che ha la sinistra secondo me. Cioè loro oggi ti appiccicano addosso tutte le etichette possibili e immaginabili, omofobo, razzista eccetera, perché in realtà hanno un problema a sostenere le loro tesi, che sono spesso irragionevoli su alcune materie. Io questo problema non ce l'ho, io posso argomentare ogni posizione che prendo, perché sono posizioni che assumo per convinzione anche sulla base dei fatti personali. Certo, io sono cresciuta senza un padre e beh, e che male c'è? Accade a tantissime famiglie, ok? Accade a tantissimi ragazzi. Sono cresciuta felice, sì, sono cresciuta felice. Però se oggi mi dici che devi impedire a un bambino di avere un padre per legge, io ti dico che non sono d'accordo, perché ci sono cresciuta senza una figura paterna. Per cui una cosa è il caso della vita, e succede, genitori che se ne vanno, genitori che muoiono. Altra cosa è stabilire che il diritto di una persona che pure comprensibilmente ha un desiderio genitoriale venga prima del diritto di quel bambino ad avere una figura materna e una figura paterna, perché non sono d'accordo, lo considero ingiusto. Cioè uno Stato giusto si preoccupa di quello che non si può difendere da solo. Ora, questo secondo te è un tema di fobia? Puoi essere d'accordo, puoi non essere d'accordo. Nello Stato italiano, io l'ho scritto nel libro, per lo Stato italiano i single non possono adottare bambini. Per le leggi dello Stato italiano, una coppia, una famiglia naturale fondata sul matrimonio che volesse adottare un bambino deve avere determinati requisiti d'età, determinati requisiti di stabilità, determinati requisiti di censo, diciamo così. E che perché? Perché lo Stato italiano è singolofobo, perché è poverofobo, perché è vecchiofobo? No. Perché siccome i bambini che si possono adottare non sono tantissimi, si tende a dar loro, secondo l'ordinamento dello Stato italiano, si tende a dar loro il massimo. Ora, perché ho fatto questo esempio? Ho fatto questo esempio perché, per dire, sia che sono posizioni che io ho maturato anche sulla base delle mie, della mia storia personale, ma anche perché volevo uno strumento per poter parlare dei temi in un modo nel quale nella politica italiana dei temi non si parla più. Non si riesce più a entrare nel profondo, non si riesce più ad approfondire seriamente, a farsi delle domande, a dare delle risposte che siano sensate per quelle domande. Diventa tutto etichetta: o sei d'accordo con me o sei omofobo, o sei d'accordo con me o sei razzista, o sei d'accordo con me o sei fascista. Perché? Per cacciarti dal dibattito. Perché alla fine, come dicevo, secondo me i miei avversari molto spesso a queste domande non sanno cosa rispondere, perché sono domande di logica e di buonsenso. E quindi tendono a dire: no, tu sei un mostro impresentabile, quindi io con te non ci parlo, per non doversi mettere sullo stesso piano. Ma sono temi che rimangono, perché poi ogni giorno stanno accadendo delle cose assolutamente, voglio dire, prive di senso. Leggevo di un webinar, di un corso di formazione interno che ha fatto, non ricordo quale banca, grande banca italiana, e diceva le parole che non si devono usare, consigliavano una serie di parole da non usare per non far sentire qualcuno escluso. Sai quale parola c'era tra queste? Amore. E di grazia, chi esclude la parola amore? Chi fa sentire diverso la parola amore? Non si può usare la parola ragazzi. Perché? Ecco, ma onorevole, allora capisci che diventa tutto un po' surreale, no? È lei come la parla storia nel libro spesso del pensiero unico, no? Noi ci diamo del tu. Okay, tu grazie. Parli spesso appunto del pensiero unico, sì. Ma questi discorsi che stai facendo probabilmente sono condivisi dalla stragrande maggioranza degli italiani, sì.
Eppure non lo sono dalla stragrande maggioranza dei media, del cosiddetto mainstream, e questo è il pensiero unico. Cioè, perché se uno si azzarda a dire qualche cosa difforme dal... È così. Perché ci sono interessi. Cioè, il famoso io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana, eccetera, che io ho, diciamo, trasformato in uno slogan sul palco di un comizio. Ma quello che io stavo cercando di raccontare è che il grande scontro aperto oggi, non in Italia, nel mondo, è tra chi difende l'identità e chi punta, diciamo, a un mondo omologato, globalizzato, in cui siamo tutti uguali, tutti consumatori dello stesso prodotto, tutti privi di radici, tutti privi del portato di civiltà e di diritti che ci portiamo dietro. E questo a vantaggio di chi va? Va a vantaggio delle grandi concentrazioni economiche. Cioè, parliamo del tema dell'immigrazione, faccio un esempio con il tema dell'immigrazione. Si dice che la questione dell'immigrazione sia un fatto di solidarietà, che noi dobbiamo accogliere queste persone che arrivano sui barconi, pagando gli scafisti, eccetera, eccetera. Però ci sono alcune cose che oggettivamente in questo ragionamento non tornano. Esempio. Dice Enrico Letta qualche giorno fa che a noi l'immigrazione serve perché le colture, no? Perché l'agricoltura altrimenti non ha manodopera. Concetto sinistramente simile a quello delle piantagioni di cotone, ma facciamo finta di non dirlo, ok? Però che ti dice Letta? La solidarietà della sinistra. Però Letta alla fine dice una cosa che io sostengo da tempo. Non è vero, come ci hanno detto per tanti anni, no? Gli immigrati ci servono perché fanno lavori che gli italiani non vogliono fare. È vero che secondo la sinistra gli immigrati ci servono perché fanno lavori a condizioni che gli italiani non sono disposti ad accettare. E quindi l'immigrazione illegale di massa diventa uno strumento per rivedere a ribasso i diritti dei lavoratori. Lo vuoi fare questo lavoro a 400 euro? No, non lo voglio fare. Va bene, lo faccio fare a un immigrato. E questa non è solidarietà, questo vuol dire tornare indietro rispetto alle conquiste della nostra civiltà. Esattamente come hai notato che l'immigrazione gradita in Italia è solo immigrazione, diciamo, africana, islamica, musulmana. Voglio dire, Venezuela c'è praticamente una guerra civile, ci sono 4 milioni di venezuelani che stanno morendo di fame, in Venezuela buona parte sono, diciamo, di origine italiana, sono persone molto più simili alla nostra cultura. Avete sentito qualcuno parlare degli immigrati venezuelani? Qualcuno si è posto il problema di come potevamo aiutare 4 milioni spesso di nostri connazionali o comunque di italiani d'origine che stavano morendo di fame? No, perché? Perché un'immigrazione compatibile con la mia cultura non serve a fare quello che secondo me si vuole fare, e cioè melting pot, no? Cioè mescolare tutto per privare ciascuno della propria cultura, della propria identità, del proprio portato, che vuol dire anche dei propri diritti. Il tema dell'immigrazione è così, il tema della famiglia è così, il tema dello Stato è così, cioè tutte le centrali dell'identità sono sotto attacco. Lo Stato è un nemico, il genere è un nemico, la famiglia è un nemico, cioè tutto quello che mi definisce è un nemico. È un nemico anche Dio. Anche Dio è un nemico, perché parliamoci chiaro, con sta storia della laicità dello Stato, che poi fino a prova contraria a noi ce l'ha insegnata il Vangelo, quindi lo sappiamo proprio perché ce l'ha raccontato e ci ha aiutato a capirlo nostro Signore Gesù Cristo, ma questo tema della laicità dello Stato, ma tu ti sei accorto che viene usato come una clava solo sui simboli della religione cristiana? Perché la stessa Europa che dice che tu devi togliere i crocifissi dalle aule e delle scuole, poi consente che ci siano interi quartieri in mano alla legge islamica, e fa finta di niente, e fa finta di niente, perché lì bisogna rispettare l'identità. Allora, sono o non sono cose che non tornano? Qual è il problema? Il problema è che, ovviamente, a grande speculazione finanziaria, da chi viene finanziata l'immigrazione irregolare? Uno dei campioni della sostegno all'immigrazione regolare, alle ONG eccetera, è George Soros, non esattamente un campione di umanità, no, cioè con la speculazione che fece sulla lira nel 1992, noi ci abbiamo dovuto mettere l'IMU sulla prima casa e lui si è portato a casa qualche miliardo di diversi miliardi di vecchie lire in una notte, no, per cui non esattamente un campione di umanità, persone che
lavorano su grandissimi numeri. Per lavorare su questi grandissimi numeri e per lavorare su una società nella quale la ricchezza si concentra sempre di più nelle mani di pochi e tutti gli altri sono schiavi senza diritti, tutta questa roba qui ha un senso. Lo Stato nazionale, stessa cosa, lo Stato nazionale oggi, Giorgio Soros finanzia anche l'indipendenza della Catalogna. Perché? Perché oggi lo Stato nazionale è la dimensione minima per difendere i diritti della gente. Oggi tu hai delle multinazionali che hanno un fatturato superiore al prodotto interno lordo di intere nazioni. Sono più potenti, più destrutturi lo Stato nazionale, più lo indebolisci e più potrai comandare. Io la vedo così perché così si tiene e quindi sì, noi difendiamo le centrali dell'identità. Io difendo la famiglia, difendo la patria, difendo Dio, difendo il genere, anche questo tema del genere. Ma per carità, ma ognuno è libero di fare quello che vuole, però capisci, direttore, perché qui grande cortocircuito della sinistra, la sinistra ormai sembra una morra cinese. Loro hanno una serie di battaglie che ormai entrano tutte in conflitto l'una con l'altra, no? Una di queste è quella sui diritti delle donne, perché scusami, una cosa è dire io sono libero di fare quello che voglio, sono libero di vestirmi come voglio, sono libero anche di definirmi come voglio, altra cosa è che questo diventi un diritto. La legge Zan dice che in buona sostanza tu non sei più quello che biologicamente è stato deciso che fossi, ma è quello che ti senti. Ora capisci bene che se tu dici una cosa del genere e poi dici che lo Stato in nessun caso deve discriminare, signori, sono finite le battaglie delle donne. Cioè, io sono contrarissima alle quote rosa, le aborro proprio. Sono l'unica che ha fatto la battaglia per abolirle, perché e penso che, insomma, che le donne farebbero molto meglio, anche quelle, le mie, diciamo, avversarie, a chiedere più che gli obiettivi si guadagnino sul campo piuttosto che avvengano per concessione del capo del partito, ma questo è un altro. Io sono contraria alle leggi sulle quote rosa, ma sia chiaro che così l'ho risolto, perché io adesso la prossima volta quando devo fare la lista, Bignami, tu oggi ti senti una donna capolista, no? Ho risolto il problema. Voi dite, ma io sto ci scherzo, però guardate che in Messico è quello che sta accadendo. E sullo sport, vogliamo parlare dello sport, tu sei una persona che legge, che è diciamo intellettualmente onesta, e questa cosa la sai. Cioè ci sono ormai intere discipline nelle quali atleti nati biologicamente uomini si dichiarano donne e competono nei campionati femminili. C'è un signore in Nuova Zelanda, io l'ho raccontato nel libro, giocava a pallamano, a un certo punto è diventato donna, adesso gioca nella nazionale femminile di pallamano, 1,88 m per 100 kg, ogni volta che scende in campo spacca un paio di ossa. E questo è giusto? Cioè è giusto che alle prossime Olimpiadi ci sia un atleta nato biologicamente uomo che si sente una donna che fa il sollevamento pesi nella categoria femminile? È giusto verso le atlete? È o non è una discriminazione? Nella morra cinese della sinistra c'erano i diritti delle donne, poi sono arrivati gli omosessuali, ma omosessuale batte il diritto della donna. Poi arrivano gli islamici battono tutti. Tutti, quelli sono nella morra cinese della sinistra, loro... Un po' inconciliabile la legge islamica con la legge Zan. La legge Zan e la legge islamica sono abbastanza inconciliabili. Poi questo è per questo dico islamico batte tutto, perché a me fanno morire, no? Allora adesso noi i diritti degli omosessuali, anche qui io che sono una persona che le discriminazioni le combatte sul serio, però se uno vuole fare dei ragionamenti seri, ti dico, sono a disposizione, però l'ipocrisia non la posso vedere, non la sopporto. Ma tu ti sei accorto che i siti delle principali multinazionali nei giorni della giornata mondiale contro la discriminazione verso gli omosessuali avevano la bandiera arcobaleno sul loro sito europeo, ma su quello islamico no, compresa la FIGC, perché poi noi diciamo combattiamo la discriminazione verso gli omosessuali, ma i mondiali di calcio li andiamo a fare in Qatar, dove per gli omosessuali è prevista la pena di morte. Tant'è che io, perché ho visto che anche l'Europa si è mossa, Orban che ha fatto la legge contro gli omosessuali, anche qui mi dispiace che troppo spesso in Italia tutti ripetano quello che ha detto un altro senza andarsi a studiare le cose. Io la legge l'ho letta,
l'ho fatta tradurre, l'ho letta e in buona sostanza anche con toni che io non, diciamo, no, che a me non piacciono, quello che si dice è che non si può insegnare, diciamo, portare la propaganda gender all'interno delle scuole, soprattutto se a farlo sono associazioni che non sono riconosciute dal sistema formativo ungherese. Che voglio dire, puoi essere d'accordo o puoi non essere d'accordo, ma anche qui il tema è un tantino più complesso. Perché quando la legge Zanti dice che io devo andare nelle scuole elementari a spiegare cosa sia l'omosessualità, ce ne accorgiamo che lo facciamo nella stessa scuola nella quale non è prevista educazione sessuale? Cioè noi nella scuola italiana non prevediamo l'educazione sessuale, perché? Perché siamo sessuofobi? No! Perché si è ritenuto che una materia così complessa fosse meglio farla maneggiare dalle famiglie verso bambini che sono così piccoli. Ma di grazia, noi non spieghiamo niente della sessualità? E poi andiamo a spiegare cosa sia l'omosessualità. E come lo spiego cosa sia l'omosessualità se non partendo dalle inclinazioni sessuali? C'è qualcosa che non torna in questo ragionamento? D'accordo, non d'accordo, ma la fobia è un'altra cosa. Comunque, siccome l'Europa si è mossa contro Orban e Mario Draghi pure ha firmato, governo italiano in prima fila per i diritti degli omosessuali, adesso noi portiamo in Parlamento una bella mozione che chiede a Mario Draghi di andare in Europa e che chiede di fermare gli accordi commerciali con le nazioni nelle quali l'omosessualità è considerata un reato ed è prevista la pena di morte. E vediamo chi difende i diritti degli omosessuali, se vogliamo parlare di cose serie. Se vogliamo parlare di cose serie. No che Orban sì, poi però invece col Qatar, con l'Arabia Saudita ci abbiamo anche da fare, capito, un po' di interessi, e allora il problema degli omosessuali non esiste più, esattamente come le vicende europee di cui parlavamo, cioè a casa nostra noi combattiamo la violenza contro le donne, combattiamo per i diritti delle donne, poi però saman tutti muti. Una ragazza che probabilmente è stata uccisa dai suoi parenti perché voleva vivere nella società in cui i suoi parenti avevano scelto di stare, sparita. E io non ho sentito nessuno a sinistra che per la storia atroce di questa ragazza, guarda, te lo dico da madre, quando io ho letto l'SMS con cui la madre le dice torna a casa ti prego, noi senza di te non viviamo, con le accuse che vengono mosse alla famiglia. Ma vi rendete conto di che cosa significa, visto dal punto di vista di una madre? Tutti zitti. Perché? Perché islamico batte anche donna violentata o femminicidio nella morra cinese di questa sinistra ormai priva di argomenti e anche un po' priva di lucidità, diciamoci la verità. Senti, veniamo a un tema... Tutto questo nel libro lo trovate? Veniamo a un tema che riguarda anche il centrodestra, cioè tu hai scelto col tuo partito di non appoggiare il governo Draghi, si diceva il paese ha bisogno di un governo di unità nazionale per uscire dalla crisi eccetera, la Lega e Forza Italia hanno detto di sì e tu hai detto di no, perché? Ma guarda, per coerenza e per convinzione, ho detto di no perché punto primo io ho promesso che non sarei andata al governo, noi abbiamo promesso che non saremmo andati al governo col PD e col Movimento 5 Stelle e non siamo andati al governo col PD e col Movimento 5 Stelle. E guarda, questa cosa che ormai viene vista, no, come quasi una grande dote in politica, questo fatto della coerenza, Fratelli d'Italia è un partito coerente. Secondo me la coerenza in una politica normale dovrebbe essere un prerequisito. Perché se sei coerente vuol dire che credi in quello che dici. E se non lo sei, evidentemente ci credi un po' di meno. Per cui io penso di aver fatto quello e di aver chiesto a Fratelli d'Italia di fare e non ho trovato resistenze, quello che era giusto, intanto per rispetto ai cittadini. Perché vedi, mantenere la parola data è l'essenza della democrazia. Se io non sono vincolato a quello che ho promesso e ho detto ai cittadini quando mi hanno votato, ma la gente che vota a fare? Se io posso prendere quei voti con un programma e poi il giorno dopo cambiare tutto e decidere di fare tutt'altro, ma che senso ha votare? Invece le persone votano perché tu disegni una visione, poi certo c'è la mediazione in politica, c'è devi fare mezzo passo avanti, mezzo passo indietro, ma diciamo sulla visione generale devi essere quello, altrimenti
Chi è che rifà un contratto con qualcuno che non lo mantiene? Ecco, nella vita privata, nella vita quotidiana, se io stipulo un contratto e quello non, diciamo, mantiene la sua parte di responsabilità, ce lo rifaccio o no? Ecco, secondo me la politica dovrebbe, diciamo, lavorare nella stessa maniera, dovrebbe valere allo stesso modo la serietà in politica. Dopodiché io non ci credo, direttore, io non credo, ritenendo che la politica sia un fatto di visione, che visioni diametralmente opposte possano governare bene insieme e dare all'Italia le risposte di cui ha bisogno. Perché è ovvio che il mio modello è diametralmente opposto a quello del PD, e il mio modello si tiene se io lo riesco a realizzare, vuol dire che la mia politica, le mie, diciamo, scelte di politica industriale si tengono con le mie scelte di politica economica, si tengono sulle priorità, con le priorità sulle quali io voglio mettere le risorse, si tengono con la visione che io ho di sviluppo della società, e se provo a prendere metà di quella roba lì e a metterla insieme a quello che la pensa in maniera diametralmente opposta, io posso solo arrivare a un compromesso a ribasso. Però si parlava di un momento eccezionale, di emergenza, cioè un'alleanza temporanea, come ce ne sono state tante nella storia, come ha fatto la Germania con la... No, noi abbiamo in buona sostanza detto che la democrazia è buona per i giorni di sole, e io invece penso che la democrazia sia ancora più buona per i giorni di pioggia, e cioè che i cittadini debbano poter scegliere da chi farsi guidare, soprattutto se sono nel mezzo di una tempesta. Io la vedo così, e in tutto il mondo è andata avanti così, perché in tutto il mondo con il Covid si è continuato a guidare. Direttore, diciamoci la verità, noi stavamo il Covid, c'è sempre una scusa. Adesso io, Presidente della Repubblica ci dice il giorno prima, finché c'è una maggioranza io non posso fare niente, articolo che non è scritto nella nostra Costituzione, perché diciamoci la verità, articolo 88 della Costituzione dice: Presidente della Repubblica, sentito i suoi presidenti, può sciogliere uno o due rami del Parlamento, punto. Sai perché? Dice il più grande costituzionalista d'Italia, che chiaramente non è Giorgia Meloni, per lasciare libertà al Presidente della Repubblica di intervenire quando le scelte del Palazzo dovessero essere troppo distanti dalla volontà dei cittadini. Cioè è esattamente quello lo strumento dello scioglimento anticipato delle Camere. Comunque, il Presidente Mattarella ci dice: il giorno prima c'è la maggioranza, finché c'è la maggioranza non si può fare niente. Poi non c'è più la maggioranza e arriva il Presidente Mattarella e dice: vi chiedo una maggioranza sul governo Draghi. E quindi cambia tesi. Perché? Perché in Italia non si può votare mai. In tutto il mondo si è continuato a votare durante il Covid. L'unica elezione nella quale si può votare in Italia sono le primarie del PD, come abbiamo visto qui a Bologna. Sai perché? Perché lì gli italiani noi possono mandare a casa, e quindi quelle si possono fare. Tutte le altre elezioni non si possono celebrare, perché sennò il PD rischia di andare a casa e non sa come continuare a stare al governo, pure se continua a perdere le elezioni. Io penso che, soprattutto in periodo di difficoltà, i cittadini debbano avere la possibilità di scegliere a chi farsi rappresentare. E lo pensavo, e pensavo, quando è finito il governo Conte 2, che la soluzione non fosse rimettere il governo Conte 2 allargato a partiti del centrodestra, anche perché poi noi abbiamo pure una sinistra molto arrogante. Cioè si dice: facciamo il governo di unità nazionale, ma se fai un governo di unità nazionale, ma ti devi trovare a metà strada. Invece loro continuano ad andare avanti e vogliono fare con i voti di un pezzo del centrodestra tutto quello che facevano prima con un governo solo di sinistra. Però è un po' cambiato il governo. Ma certo che il governo ha cambiato, perché c'è Mario Draghi, che è una persona che evidentemente ha scelto per alcune cose, per altre no, per altre il governo è tragicamente in continuità con il governo Conte su alcune cose, devo dire, anche ascoltando Fratelli d'Italia. Di questo voglio ringraziare Mario Draghi, perché avete visto che hanno sospeso ad esempio questa idiozia del cashback, no? Cioè questa la lotteria degli scontrini, che prima di qui era stata fatta solo nello Zimbabwe, l'aveva vinta Mugabe, e poi l'abbiamo fatta noi, non abbiamo fatto in tempo a far vincere Conte perché l'hanno mandato via prima. Io a marzo scrissi al Presidente del Consiglio Draghi dicendo: guardi, vuole dare un segnale di discontinuità? L'Italia, con il rischio che chiuda il 40% delle imprese e che ci sia un'ecatombe occupazionale, con la povertà che sta dilagando, non li può spendere 5 miliardi di euro per la lotteria degli scontrini. Cioè, per capire il parametro, 5 miliardi di euro sulla lotteria degli scontrini, non ti avevo visto Alberto, buonasera, con la lotteria degli scontrini, e 11 miliardi di euro sui ristori per le aziende, una follia. Guardi, sospenda questa cosa, la prego, e utilizziamo quelle risorse sui ristori. Ci hanno messo 3 mesi. Però qualche giorno fa il governo Draghi ha annunciato di sospendere
il cashback e di utilizzare quelle risorse per aiutare le aziende che rischiano di chiudere, per aiutare chiaramente il lavoro, per aiutare i lavoratori. E quindi questo configura anche l'opposizione di Fratelli d'Italia, perché poi guarda qualsiasi democrazia che si rispetti ha bisogno di un'opposizione. Io credo che Fratelli d'Italia con questa scelta coraggiosa abbia anche fatto un servizio alla nazione. Poi mi fa ridere perché oggi dicono la Meloni e Fratelli d'Italia hanno fatto questa scelta comoda dell'opposizione. Ma come comoda? Dai, tu ricorderai che quando noi abbiamo dichiarato che saremmo rimasti all'opposizione ci hanno dato per spacciati. Fratelli d'Italia, la scelta suicida, sono morti, ce ne siamo liberati, evviva, ciao! E allora una scelta così comoda non era, semplicemente era la scelta giusta dal mio punto di vista da fare, sia per le nostre convinzioni, sia per gli impegni che ci eravamo presi e anche per gli italiani, perché se Fratelli d'Italia non avesse scelto di stare all'opposizione noi avremmo avuto due anomalie. Avremmo avuto l'unica democrazia europea con a capo del governo una persona che non è stata né direttamente né indirettamente legittimata da un voto popolare, che ormai è una cosa che a noi sembra normale, ma ti garantisco che non lo è, e l'unica democrazia al mondo senza un'opposizione. Cioè saremmo stati, diciamo, sinistramente più simili alla Corea del Nord che a un paese europeo. Quindi credo che abbiamo fatto un servizio alla nazione, anche perché stiamo facendo un'opposizione molto seria, come si può vedere, mettiamo a disposizione le nostre proposte. Lo avevamo fatto anche con Conte, perché per noi facciamo politica nell'interesse della nazione. Però la nostra posizione, chiudo, secondo me aiuta anche il centrodestra. Ogni tanto sento qualcuno che dice no, ma se venite anche voi al governo diventiamo più forti. No, il problema qual è? Il motivo per cui... No, ma non ti preoccupare, non c'è pericolo, non c'è proprio pericolo. Di rado io sono stata così decisa su una scelta che ho fatto, di rado, e devo dire tutta Fratelli d'Italia. Però dicevo, ogni tanto si dice, venite, ma è falso, perché il problema attuale è che noi siamo una repubblica parlamentare. Una repubblica parlamentare vuol dire che alla fine decide il Parlamento, ok? Nel Parlamento chi ce l'ha la maggioranza? Ce l'hanno PD, 5 Stelle, Renzi e quelli di Leu, Sel, mi sono persa, e la sinistra, diciamo, più estrema. Che noi stiamo fuori o dentro la maggioranza, sempre la maggioranza del Parlamento in mano alla sinistra è. Quindi se noi fossimo entrati nella maggioranza del governo Draghi non avremmo fatto alcuna differenza. Del resto bisogna anche ricordare che quando si è votato alle ultime elezioni politiche il risultato dei Fratelli d'Italia è stato 4,6%. Noi oggi abbiamo il 5% di presenza parlamentare, non siamo ai numeri che vengono stimati, dei sondaggi che vengono stimati in queste ore. Quindi in maggioranza non avremmo contato assolutamente niente. Dall'opposizione noi siamo in grado, ovviamente con la libertà di un partito di opposizione che quindi non ha vincolo di lealtà verso la maggioranza, di fare un lavoro che anche il resto del centrodestra non può fare. Perché in Italia è stato abolito il coprifuoco? In Italia è stato abolito il coprifuoco perché Fratelli d'Italia ha piantato un ordine del giorno nel dibattito parlamentare per l'abolizione del coprifuoco e questo ha consentito al centrodestra, cioè a chi era d'accordo con noi sul tema del coprifuoco, di andare da Draghi ed aprire una trattativa. Però altrimenti, siccome gli altri quella roba lì non la potevano portare in aula perché hanno un vincolo di lealtà, il coprifuoco in Italia non sarebbe stato, probabilmente ancora ce l'avremmo, o comunque sarebbe stato abolito più tardi. Quindi è un lavoro molto prezioso che Fratelli d'Italia fa soprattutto dall'opposizione. Sono 100.000 volte convinta di questa scelta che ho fatto, che abbiamo fatto, e sono 100.000 volte convinta del fatto che è una scelta che alla fine fa capire ai cittadini e agli italiani che di noi si possono fidare. Perché non c'è trucco e non c'è inganno, puoi essere d'accordo o puoi non essere d'accordo, ma se Fratelli d'Italia ti dice una cosa, quella è. E questo, sai, nella democrazia di oggi è già un gran vantaggio. Abbiamo pochissimo tempo, ma l'ultima domanda, non posso non fartela, riguarda Bologna. Hai accennato le primarie del PD, non c'è ancora un candidato sindaco per il centrodestra. A che punto siamo? Quali sono i nodi delle trattative? Qual è il profilo ideale? Guarda, escludo che questa settimana passi senza che Bologna abbia il suo candidato sindaco del centrodestra. Questa è una campagna elettorale che bisogna cominciare.
come sai ci sono diversi profili sul campo, a noi abbiamo dato diciamo massima disponibilità, nel senso che i profili ci sembrano tutti profili adeguati, però credo che non dobbiamo dare il segnale che non pensiamo di poter vincere, perché io non la vedo così. Sai qual è il problema della sinistra, direttore, in posti come questi? Che quando tu sei convinto che vincerai sempre, alla fine smetti di governare e ti accontenti di amministrare il potere. Ecco, io credo che questa città, dopo 10 anni di immobilismo totale di Merola, sul quale l'Epore rappresenta la totale continuità, con delle primarie nelle quali i sostenitori del PD di Lepore sono stati più di quelli che l'hanno votato alle primarie, nel senso che ci aveva dietro tutto il partito e comunque ha vinto con la, credo, 59, qualcosa del genere, che vuol dire con gente deferita la garanzia provvivi, cioè per far capire la democrazia, secondo la sinistra. Cioè non mi sembra che non si possa giocare una partita. Ci vuole chiaramente tempo, per cui dobbiamo chiudere sulle candidature. Fratelli d'Italia ha dato la massima disponibilità, ho detto anche oggi che sono pronta a vederci domani per decidere definitivamente questo candidato e metterci a fare la campagna elettorale, e a Bologna ci saremo, perché noi anche in questa città non siamo qui per partecipare, siamo qui per fare quello che possiamo fare per vincere, e credo che sia alla nostra portata. Ne abbiamo viste di presunte roccaforti che così roccaforti non erano, di gente che si è svegliata da una, diciamo, da una cappa di potere, da un torpore, e che ha deciso di investire su qualcosa di nuovo e di diverso, e poi ha scoperto anche che erano alcune delle migliori, forse la migliore amministrazione che avevano visto. È successo in tantissime città, è successo spesso anche con esponenti di Fratelli d'Italia, e mi pare che i cittadini che sono stati così coraggiosi oggi ringrazino di aver fatto quella scelta. Per cui compito nostro mettere in campo la, chiaramente, la proposta più seria possibile, il programma più serio, più concreto, più divisione possibile, e poi compito ovviamente anche vostro aiutarci a fare campagna elettorale in questi prossimi mesi. Grazie Giorgia Meloni. Grazie a voi. Io sono Giorgia, credo che tu sei disponibile. Sì, noi siamo brevi perché io, se volete, vi faccio un po' di firme sul libro, e so che ci tenete, per cui per questo il direttore si è tenuto in tempi rapidi. Grazie ancora a tutti e grazie al direttore Brambilla. Grazie, grazie a voi.